Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta sul canale Opinione di Luzio e vi voglio portare la cronaca oggi 24 febbraio, ore 15:55, una notizia molto scottante che non riguarda il suolo italiano, nemmeno il suolo europeo, ma riguarda il suolo americano. Sì, una giovanissima giocatrice di football americano, Carolina Plant, andatela a cercare su internet e vedrete che all'età di 11 anni gli è stata stroncata una grandissima carriera. Era iniziata appena all'età di 5 anni, ragazzi. Sì, no, un'ottima giocatrice, ovviamente, che si poneva in risalto nella sua squadra Romance, che era una squadra della diocesi locale, diciamo, di uno stato americano, e che lei, insieme alle sue compagne, faceva, diciamo, portava alla luce un buon football americano con delle buone promesse. Ebbene sì, vi faccio questo annuncio per dire ancora una volta che siamo davanti a un gesto di discriminazione di sesso, sì, fatto da parte della religione, questa santa benedetta religione che si mette il naso dappertutto, che ha visto i riflettori puntati sulla sua squadra di football americana grazie a delle ragazze, non dei uomini, che logicamente di solito è visto e praticato questo sport dal mondo degli uomini, ma da parte di queste bei faccini, ok, puliti, lindi, donne, insomma, ragazzine. Più che donne, perché avevano 11 anni, ok? E cosa ha detto questo prete? Le ha bandite, non possono più partecipare al gioco del football americano nella loro diocesi, ma vengono escluse dalla loro squadra perché non adatte a quello sport. Allora io voglio dire un'altra volta, con sempre la mia solita rabbia, ma chi è che facevano del male queste ragazzine nel fare questo sport, eh? Voi che bandite in tutti i vostri canali il costruire qualcosa di sano, ok? Allora, lo sport cos'è se non la cosa più sana che c'è nella vita? Voi lo cosa fate? Lo censurate perché, per le femmine devono fare qualcos'altro nella vita. A me, voi pure vi arrogate il diritto di sapere quello che è il ruolo della donna nella società. Ma dove siamo qua? Manco ai tempi dello Stato Pontificio qui siamo, ok? Qui siamo nel 2013, ok? Per la parità dei diritti, per l'equità sociale, ok? E che quindi il ruolo della donna e dell'uomo possono anche interagire l'uno con l'altro e avere uno scambio di ruoli, ok? Quello che prima magari era uno sport praticato per solo gli uomini, oggi è diventato anche una pratica femminile. Dove c'è il marcio? Dove c'è? Voi la Chiesa avete rotto i coglioni con la vostra ottusità, ok? Di vedere sempre che cosa? Deve fare la madre dei figli e star lì a pulire la casa e a cucinare per il loro marito e per i loro genitori anziani. E questo è il ruolo della madre, ok? Ma voi avete una società di vecchio stampo, ragazzi. Ma che dico di vecchio stampo? Siete retrogradi, ottusi nel vostro cervello, siete oscurati, non vedete la luce, capito? Più lontano del vostro palmo. Siamo stanchi di ascoltarvi, ok? Compreso il vostro Papa, avete rotto le scatole, ok? Non sapete più come spendere la voce della Chiesa, ok? Questo dovete rimarcare nei vostri giornali se nessuno vi ascolta, perché fate schifo. Più di 100.000 persone già hanno fatto un comitato alla difesa di questa Carolina Plá e io mi aggiungo a loro. Salve ragazzi, l'opinione di Luzio. Anch'io quando non c'ho niente da fare guardo No, questo non mi piace. Questa è da censurare quando non c'è niente da fare. Che è?